7 gennaio, il giorno della memoria, siamo abituati a vedere in televisione delle immagini di una drammaticità disumana rispetto a quello che è stato l'olocausto del popolo ebraico, perpetrato nei campi di sterminio nazisti, cui tra l'altro purtroppo hanno fatto parte anche altre minoranze oltre quella ebraica. Oggi noi ricordiamo questo giorno della memoria, ma io credo che il senso di questa giornata sia riassunto molto bene in quella frase di Sant'Agostino che è stata riportata nella targa che abbiamo affisso lo scorso anno. Presente del passato è la memoria, perché poi lo ricordava anche Sua Eccellenza ieri in prefettura, la memoria non è solo un deposito di un qualcosa che noi abbiamo avuto la fortuna di non vivere ma che appartiene al passato, ma la memoria deve farsi parte attiva nel presente affinché vengano costruite le condizioni per un futuro migliore. Soltanto questo rende veramente il senso della memoria che dobbiamo fare in questa giornata. Quello che noi abbiamo avuto la fortuna di non assistere, ma che abbiamo letto, abbiamo visto in tante immagini, non so se dire che di umano non aveva niente o dire che forse era troppo umano, questo non lo so, non spetta a me dirlo, ma sicuramente ha lasciato una ferita indelebile, incancellabile in quelle che sono le dinamiche della storia, ma affinché questa non rimanga esclusivamente una ferita lacerante, noi oggi abbiamo il dovere di ricordare ma anche di mettere in campo tutti quegli strumenti e quelle azioni perché non si ripeta nelle forme che potrebbero essere in chiave moderna le tragedie e gli orrori che sono stati perpetrati, come dicevo, solo pochi decenni fa nel cuore dell'Europa. Il passato è presente e giornate come questa, che non debbono rimanere singole, ma dovrebbero rimanere nella memoria e nel ricordo tutti i giorni, rappresentano e simboleggiano la parte oscura dell'uomo, la parte oscura dell'uomo che si massimalizza in stermini, ma nella cui violenza di tutti i giorni noi ritroviamo, perché chiaramente la violenza quotidiana di un singolo messa insieme ad altri singoli, alla brutalità di masse, poi dopo porta a questo. Dobbiamo lottare noi adulti per far sì che la parte giovane della popolazione capisca il senso di queste giornate, capisca il valore del negativo ma in quello che deve diventare positivo del futuro. La memoria senza intelletto non funziona, perché noi diciamo la memoria artificiale e attribuiamo anche questa bella capacità che appartiene prettamente all'essere umano, poi l'applichiamo anche a delle macchine e diciamo che dobbiamo ripulire la memoria, usare quella memoria, però non ha né l'intelletto neanche un'altra cosa molto importante che è l'anima. La memoria senza l'intelletto e senza l'anima va per i fatti suoi, viene manipolata, la respiriamo, comunque non saremo mai in grado di veicolarla nel bene. Ecco l'auspicio che io faccio innanzitutto a noi, alla città di Terni, e che sappiamo sempre ben veicolare.